I dati ci consentono di tornare indietro nel tempo e riconsiderare e rivisitare la storia non solo alla luce della scrittura, ma anche dei dati scientifici. Franco Carrozzino. Venezia è un luogo meraviglioso con una grandissima storia, una storia che oggi sta per essere riscritta. Infatti, con i nuovi sistemi informatici a disposizione, si sta riscrivendo non solo la storia della città più romantica del mondo, ma anche storie ufficiali di altre città e di altri popoli. Diego Calaon, archeologo dell'Università Ca' Foscari di Venezia e della Stanford University, sta portando alla luce una storia diversa da quella che noi conosciamo. L'idea di fondo è quella di rimettere in rete tutti i dati che noi abbiamo da scavi archeologici, indagini, carotaggi, ma anche scavi d'archivio all'interno di una piattaforma GIS che pesca a sua volta in un grande database per poter interrogare in forma nuova i dati materiali relativi agli insediamenti nelle lagune veneziane relative ai primi secoli della storia della città. Il tentativo è quello di spostarsi quanto più possibile da quella che è la storia tradizionale delle origini di Venezia, quella che ci è raccontata dal mito. Una Venezia bizantina, una Venezia che deve la sua fortuna al fatto di essere stata un'enclave bizantina scappata alle intemperie barbariche. I dati ci parlano invece di una serie di commerci che soprattutto all'inizio, nel IX, nel X secolo, sono tutti proiettati verso il sud del Mediterraneo. Il porto di elezione sembra proprio essere Alessandria d'Egitto, un luogo che vede la nascita e il rafforzamento del mondo arabo, che ha contribuito immensamente alla formazione economica, della fortuna economica di questa città. Le analisi su scala geografica attraverso il GIS e i database sono applicate sia su scala ampia ma anche su scala ristretta a livello del singolo scavo. Il progetto segue uno scavo a Torcello, nell'isola di Torcello, dove tutti questi dati vengono integrati con i dati raccolti appunto a scala lagunare. Nel caso dello scavo di Torcello è stato possibile scavare un'ampia porzione dell'abitato di VII, VIII fino all'XI secolo dell'isola. Lì abbiamo capito come funzionava l'abitato delle origini di Venezia, un sistema complesso fatto di unità abitative che servivano soprattutto per chi a Torcello lavorava in questo sistema di scambio commerciale. E proprio queste comunità, queste masse umane che lì lavorano e che lì vivono a contatto con l'acqua nella costruzione di navi, nella costruzione di pontili e nella lavorazione delle merci, fa sì che si crei un centro vitale che diventerà la chiave di volta per costruire una Venezia proprio agli inizi del IX secolo. Venezia di per sé, la Venezia alle nostre spalle, inizia proprio agli inizi del IX secolo in età carolingia, quando questo luogo viene scelto dalle autorità carolinge come porto principale nell'Adriatico verso il Mediterraneo meridionale. La possibilità di gestire un grandissimo numero di dati che vengono da tantissime fonti diverse ci permettono ad oggi di riscrivere le origini di Venezia appunto su una chiave più economico-ecologica, ma in futuro ci permettono anche la gestione di un database complesso per l'interpretazione integrata, contestuale, di elementi puntuali e che possono essere rimessi in rete e essere reinterpretati in una chiave appunto globale di reinterpretazione grazie agli strumenti stessi della rete. Una nuova storia che cambierà il nostro modo di guardare questa città, ma che certamente non cambierà il suo fascino straordinario.